Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato all'impero bizantino su Crusader Kings 3. Lo scorso episodio è stato molto ricco. Sottomissione del regno di Bulgaria tramite un raffinato gioco diplomatico, sottomissione del regno di Siria tramite invece una propria guerra e poi una riforma della struttura della nobiltà in quella zona, che adesso è tutta in mano ai nobili greci. E adesso togliamo la pausa e riprendiamo a giocare. Inspiration, fellow connoisseur. Ok, stiamo cercando di sponsorizzare un'ispirazione. Siamo un drappo, qualcosa del genere. Forse riusciremo ad appendere un arazzo, ecco, al muro. Sblocchiamo a Life of Glory, Level of Fame Impact più 100%. Cioè, questo significa che... Sapete che io questa cosa non la conoscevo? Praticamente mi raddoppia l'impatto del Exalted Among Men, più 40 Secular Opinion, più 6 al numero dei cavalieri. E quando diventerò Living Legend, che cosa significa, scusate? Più 60 più 8. È pazzesco. È pazzesco. Wow. Wow. Allora, possiamo imprigionare anche una duchessa di Kibirioitai, ma non lo voglio fare. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a mettere qualche powerful vassalla al governo. Allora. Utilizziamo un gancio per aumentare le leve della despotissa Maria, nostro vassallo e comandante, la despotessa d'Epiro. Tra l'altro, vedete, c'è cioè questa, mi odierebbe a morte perché vuole due delle contee che abbiamo, ma poiché siamo Exalted Among Men, abbiamo un più 40, raddoppiato. È qualcosa di straordinario questo, non lo conoscevo. Ok, richiamiamo la corte e andiamo avanti poi velocemente. Allora, il maresciallo Norio e il fratello Eusebio hanno un problemino. Ok, supportiamo politiche warlike o supportiamo politiche pacifiste? Le pacifiste ci aumentano i soldi, la grandeur. Andiamo sulle pacifiste, Norio sarà poco felice, ma pazienza. Ban sulle armi. Questo ci aumenta il control growth, teniamolo. Contractual compromise. Qui abbiamo una Liberty Faction, ma di quale Liberty Faction? Del Conte di Puglia. Ah, ok. Ok, possiamo smantellare spendendo 10 punti di grandeur e riducendo la tassazione per 5 anni. Ok, proviamo ad utilizzare un lancio di dadi. 35% di probabilità che guadagniamo. Del prestigio 10% che la fazione diventa ancora più nervosa. Bene, c'è andata di fortuna. Bene, c'è andata di fortuna. C'è anche la ragazzina qui che applaude. Dovremmo aver distrutto la fazione che vuole la liberazione del sud Italia. Benissimo. Benissimo. Prestigio ne abbiamo abbastanza. Invitiamo qualcuno, qualche tero da portare a corte e andiamo a vedere. Se possiamo portare a noi qualche città in più. Togliamo la pausa, a proposito. Palermo sta costruendo. Allora, Palermo potrebbe costruire una nuova città o un nuovo castello. Iniziamo a costruire un nuovo castello a Palermo. Questa diventerà quindi una nuova città nostra. Aumentiamo la qualità dell'artefatto, va bene. E poi a Palermo possiamo investire dell'altro denaro per le fishing net, quindi miglioriamo la qualità dei pescatori. E
Quindi più tasse e più sviluppo. Un etero è arrivato, proviamo a reclutarlo, costa 110, è un buon combattente. Islamico, ma adesso gli chiediamo la conversione. Allora, qui c'è un segreto, la duchessa è una strega. Ok. Va bene. Niente, togliamo la pausa, continuiamo adesso a fare tanti quattrini. E sicuramente con Tibur Sakhid non possiamo più fare guerre sante, ma magari riusciamo a combinare qualcos'altro. Ci sono dei populisti che contro di noi, d'accordo. Che cosa ne pensate se cerchiamo di... Ecco, qui ad esempio io vorrei offrire un vassallaggio, perché quest'uomo non vuole. Questo è de jure nostro e ha 2000 uomini. Ok, fermi tutti. Abbiamo una fine tapestry che... Forse è una cosa ridicola, this is lovely, ma... conquistiamo l'Abda, per favore. Conquistiamo immediatamente l'Abda. E andiamo a vedere subito il Fine Tapestry, che mi sembra una cosa, ripeto, ridicola, ma... Vediamo se lo possiamo mettere. Più rinone, più grandeur. Va bene, avevamo uno spazio, impiegamolo a questo punto. Perché quelli che avevamo, gli altri... Gli altri ornamenti che avevamo facevano parte della famiglia Macedon, quindi non ci davano abbastanza vantaggi. Ok, andiamo a sottomettere l'Abda, che è de jure roba nostra. Quindi non voglio perdere troppo tempo. E il nostro Symmachus, dopo ben 30 anni di lavoro, diventa physician. Cioè, sta facendo il lavoro di medico da 30 anni, ma ufficialmente è stato riconosciuto solo adesso. Chissà prima come ci curava con gli infusi di erbe e... E tanti auguri. Molliamo qui un assedio e poi facciamo il disband sugli altri uomini. Station besiegia. Sì, praticamente la siege weapon è pochissimi uomini. Ma è così che si deve fare. Ok, così spendiamo meno quattrini e l'Abda diventa nostra. Ok, enforce demand, benissimo. Adesso quest'uomo diventa... Praticamente diventa mio vassallo, cioè non è che gli ho fatto male, eh. E infatti non è che mi odi così tanto. Meno 14 perché cultural acceptance e meno 24 per il declared war, ma siamo temperati, abbiamo una buona diplomazia, siamo exalted among men, quindi alla fine è più contento di essere il nostro vassallo che altro. Perfetto. Volevo vedere... A secret passage. Ottimo. Ah, caspita! Sono indebitato fino al collo. Questo non ci voleva. E adesso abbiamo anche i populisti ortodossi che sono in fazione contro di noi. Ma sono fazioni molto piccole. Ok, dobbiamo levarci i debiti di torno il più in fretta possibile e volevo vedere se potevo cambiare il cancelliere. Non ancora, dobbiamo aspettare ancora 3 anni. Il Marshal, stessa cosa. La Spymaster, stessa cosa. La Steward è l'unica che in realtà possiamo sfruttare. Ma il Maresciallo non è male. Così come la Duchessa di Calabria, non sono male, dai. È questo cancelliere che mi fa veramente male al cuore da vedere. Fermi tutti! Alexio, signori, il nostro erede è Eminenza Grigia e questa è una figata totale perché ha un 8 in diplomazia, 40% lifestyle learning e il tratto quick. Questo ragazzino mi piace molto. No, col cavolo che ti dà la Sicilia però. La Sicilia me la tengo io. Però questo ragazzino è molto buono. Molto molto buono. Andiamo a dare quindi il consiglio che cosa stiamo facendo. Andiamo su il controllo di Siracusa. Andiamo sul claim. I claim. Lo possiamo prendere di altre città, perché no? Ma certamente. D'altra parte noi siamo anche duchi di...
Puglia, Bisanzio e Sicilia. Ecco, potremmo fare a questo punto i claim sulla Puglia, su Bari. Ok, nostro figlio si può sposare con la donna con il tratto genio, Gunilda, che è sempre cattolica, ma le chiediamo l'immediata conversione all'ortodossia. Aspettate che abbasso la velocità. E qui. No, la rivelocizzo. Comunque stavo guardando che guadagniamo 28 ducati al mese. Mi farebbe molto piacere farli crescere. Quello che però è cresciuto abissalmente è il numero di uomini. Vi ricordate che quando combattevamo da bambini con Manuel avevamo 7-8 mila uomini, adesso siamo oltre i 16 mila. Questo è grazie alla Sicilia, grazie al retinio e grazie al fatto che adesso i nostri vassalli sono fedeli e ci riempiono di quattrini di uomini. Ok, intanto qui portiamo a casa un po' di soldini che ci vengono dati dai vassalli. Dov'è Amoth? È in Africa? Sì, Damoth potremmo conquistare. Invece la Blemia a sua volta potrebbe essere utilizzata per guerre sante, ok. Cosa che al momento non voglio fare. E invece Gerusalemme, per capirci, è in mano a Malik Yahya di Gerusalemme. Guerre non ne possiamo fare. Ma il Malicato di Gerusalemme. Ce ne sono svariate di persone che hanno il claim. Il più giovane, quest'uomo ha 23 anni. Purtroppo non riusciremo mai a portarlo a corte. Dovremmo trovare una donna non sposata. Ad esempio Maria Fernandez di Gerusalemme. Ah, è una suora. Poi abbiamo la regina delle Asturie. No, non sarà per niente facile qui fare un claim completo, però. Si vedrà. Per il momento comunque la cosa positiva è che la costa della Siria è nostra, così come il Sinai. E noi dovremmo essere felici di ciò. Ok, i soldi tornano a scorrere a fiumi. Andiamo a vedere a questo punto. Spouse, acting on my behalf. La nostra sposa potrebbe aumentare il dread, assolutamente. Lo portiamo a 41. E adesso finalmente, ragazzi, sblocchiamo il tratto Augusto, che è una figata totale perché abbiamo più 2 diplomazia, più 1 marziale ed ogni mese guadagniamo più 1 di prestigio. All'età di 39 anni siamo diventati Augusti. È incredibilmente buono. È anche incredibilmente utile adesso cambiare il tratto, perché fertilità e diplomazia vanno bene, ma mi butto sulla stewardship e prendo più 10% all'income e focus on wealth. Selezioniamolo. Andiamo a vedere a questo punto se posso boostare con il libro che dovrei avere qua. Gli annali degli exavuli. Vediamo se abbiamo qui lifestyle. Marshall. Ah, learning. Non so perché ero convinto di avere. Ho fatto confusione con una cosa che vi faccio vedere. Qui abbiamo un bonus del 5% al monthly stewardship e avevo pensato che fosse un libro. Pazienza. Ma vabbè, comunque meglio di nulla. Adesso sono 33 i ducati. Possiamo cambiare il contratto e aumentare le tasse di Sabas Exavulis, aumentandole. E adesso Sabas ci paga più denaro. Sabas è il nuovo despota d'Egitto. Perché è morto Eusebio, ragazzi. È morto Eusebio.
Quindi qui abbiamo proprio una completamente una nuova generazione di sovrani ovunque, e questo è il motivo per cui Manuel adesso è il Basileus assoluto, ha il totale controllo. Non c'è nessun rischio in assoluto di perdere alcuna provincia, anche se qui vediamo delle fazioni, fanno ridere. Ok, Mangonels, ce li abbiamo, signori. Possiamo fare i Mangonels. Andiamo sulla cultura. Andiamo a sbloccare qualcosa di nuovo. 9 speed, no. No, 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 ma non realism, magari. Velocizza le costruzioni. Oh, questo potenzia i Menetar. Usiamo questo. Va bene, Household Soldiers. Allora, ho fatto una piccola pausa, ma procediamo perché il lavoro da fare non è poco. Principato di Salerno, Rudelinda. Allora, la tregua nei confronti del precedente sovrano è andata. Il problema è che Rudelinda è alleata di svariati sovrani. E quindi se cerchiamo di prendere Salerno. Addirittura guardate che Teoctistos avrebbe il principato di Salerno. Landulf avrebbe il Principato di Salerno e Stefano pure. Calisse di Cilicia però, che cos'ha al momento? Cilicia, Seleuchi e Bari, interessante. Interessante davvero. Landulf che cos'ha invece? Camarda però è mezzo pazzo, è mezzo ossessionato. No, lasciamo perdere. Stefano. Stefano non è male ed ha soltanto l'Abda in Africa. Poi avrebbe anche pezzi d'Italia, in particolare avrebbe high claim su tutta la Tripolitania, la Jafara. Esiste Jafara? Malta e Napoli. Wow. Quindi se... Aspettate che però Satfura non la voglio. Io voglio Salerno. Prenderemmo anche Lanciano praticamente se mettessimo un altro. Però io mettermi contro 8.000 uomini non è che abbia tantissima voglia. Se attacco invece Benevento, posso prendere Benevento, Napoli, Foggia, oppure i claim di Himagis, che è il conte di Puglia. Beh, così è molto più semplice. O di Stefano. No, se mettiamo Ilmagis, portiamo a casa Benevento, Foggia e Napoli. Ilmagis al momento ha soltanto la Puglia. Dichiariamo guerra. 750, bastano e avanzano, perché ne abbiamo 16.000 di punti prestigio. E adesso facciamo una mega guerra, Raise All Here, per mettere il Duca di Puglia al controllo del Ducato di Benevento. Quindi espandiamo la parte bizantina del regno, per intenderci. Quindi il regno del sud Italia diventerà sempre più bizantino. Arriviamo fino a Napoli adesso. Perché no? Che ne dite? Mi sembra un'ottima idea. Prendiamo Benevento e Foggia al volo. 5 mesi, velocizza 4. E 5 mesi. Oh, nostra madre! È passata miglior vita. Task finish, fermi tutti. Fermi tutti perché abbiamo un task finished. E poi cercheremo di sconfiggere in campo aperto l'esercito di Benevento, però per prima prendiamo le due città. Serviranno anche Capo e Salerno forse per vincere. No, in realtà Benevento da sola mi dà un 59%, anche grazie ai prigionieri presi. Ok, credo che si possa chiudere qui la guerra. Mettiamo insieme le armate e attacchiamo a Camarda, l'esercito che sta cercando di prendere controllo di una città.
e la chiudiamo così, punto. Enforce demand ed è andata. Allora, adesso, a parte Salerno che rimane indipendente, il sud Italia è quasi completamente nelle mani dell'Impero d'Oriente. Questo è buonissimo. Dopo l'avanzamento in Siria, questa cosa ci voleva. Adesso possiamo chiedere del denaro per rilasciare delle persone. Disband all. Abbassiamo la velocità, dovremmo tornare ad avere presto una trentina di ducati al mese. E poi si ritorna ad investire. Perfetto. Perfetto. Ok, vediamo se posso adesso cancellare. Abbiamo detto nel 1010. Ok, ora facciamo come sempre il giro per vedere se possiamo potenziare le nostre strutture. Military camp, andiamo. Palermo migliora le barracks. E poi finiamo i soldi, ok. Per adesso vediamo che a Castro Giovanni stiamo migliorando il controllo. Aspetta, aspetta, aspetta. Altruda Caetani Madina ha un claim su Gerusalemme ed è sposa del principe Liutperto. Ah, speravo che fosse sotto il mio controllo, in realtà non la è. Speravo veramente che fosse sotto il mio controllo, peccato. Zebareutes, perché li può. Veramente? La casa. Il casato Zebareutes fa parte della famiglia Exavuli ed è stato fondato da Pascalis, che praticamente fa parte della nostra famiglia. Questa cosa non l'avevo assolutamente capita. Interessante. Allora, Sibilla diventa adulta e nostra moglie è di nuovo incinta. Allora, Sibilla si sposa. E noi andiamo ad usurpare l'High Chieftain of Abaclean, che si trova qui sotto in Africa, e diventa il Ducato di Abaclean. E quindi adesso prendiamo il Duca Staurakios. No, ha troppa roba quest'uomo. Dobbiamo prenderne uno completamente. Beh, il conte di Baclin diventa anche duca di Baclin adesso, dai. Perfetto. Perfetto. Perfetto, ok. E qui abbiamo usurpato. Possiamo creare ancora qualche titolo? No, sembra di no. Niente, allora, ormai confiniamo con Spoleto e dopo Spoleto c'è il papato. E Spoleto al momento è in mano ad Anselberga di Spoleto, dei Guideschi. Bene. Possiamo strappare la città di Capua, de jure, oppure i claim di Stefano che sono Orbetello. Penso che andremo su Capua. E poi un'altra cosa che volevo vedere, ecco, gli Abesid qui in Africa, che poi è la Tunisia, possiamo fare una guerra per prendere l'Emirato Gabesid. Sono due province, lo facciamo immediatamente. Sentite la gloria di Gesù. Raise all here. Ormai è diventato un meme questo. Fermi tutti. Ti prego, diventa her. The seas refuse to grow. Niente. Prendiamo anche il controllo della Tunisia perché iniziamo ad andare anche in quella direzione. Direzione importantissima. Inoltre, a Palermo come sta andando la costruzione del castello? 14 mesi. A Siracusa qui come andiamo? Possiamo potenziare Siracusa, le barracks, assolutamente facciamolo. E a Messina
Stiamo costruendo e qui stiamo costruendo, perfetto. Avanti tutta, poi devo integrare i mango al posto delle piccole catapulte, che questa è una cosa importante, lo facciamo dopo questa guerra. E nasce Johanna, e siamo a no 9 figli? 9 figli, siamo a 9. Scusate, ma anche il nostro erede è omosessuale. Ok. Tua moglie? Etero. Wow. Grazie, Paradox. Allora, paghiamo il duca per... Cosa? I require some financing. No, non te li do i soldi. Non ce li ho neanche per me, figurati. Non ce li ho manco per me i soldi. Figurati se li do a te. No, ridevo perché il mio sovrano, la mia regina e il mio erede sono omosessuali. Almeno ho detto mettiamo il focus famiglia così fanno qualche figlio perché c'è questo malus alla fertilità. Cazzo, ne hanno fatti 9. Quindi non so più che cosa aspettarmi. Intanto qui battaglia a cielo aperto e blocchiamo Sfax. E diventiamo Living Legend, signori. Diventiamo una dannatissima Living Legend che ci dà più 8 cavalieri e più 60 all'opinione popolare. È praticamente Manuel entra nella leggenda totale. Nella leggenda totale. Andiamo nella capitale di Africa a chiudere questa guerricciola. E facciamo una Mystical Communion per guadagnare altro lifestyle. No, perché poi, secondo me, infatti la prossima volta riusciamo a sbloccare un lifestyle del learning senza aver preso il learning come esperienza. Questa è una figata. Però lo devo fare ogni 5 anni. Vado a fare un po' di cassa perché altrimenti entro in debito. Ok, la capitale è presa. Abbiamo rubato un'ascia che dà più 2 prowess, l'ascia di Antino. E se devo essere sincero, è molto meglio di questa mazza. Quindi adesso prendiamo l'ascia di Antino come arma da battaglia che ci porterà prowess a 27. Per la miseria. È tanto 27. Ok, Enforce Demands, benissimo. Adesso abbiamo anche Sfax e Gabesh dalla nostra. E voglio vedere se riesco a creare la contea il Ducato di Gabes. Sì, lo creiamo, lo garantiamo a nostro figlio, visto che il poverino non ha niente al momento. Quindi Grant Titles e gli diamo Sfax Gabes e anche il Ducato. Quindi adesso nostro figlio diventa nostro vassallo. È già sposato e la moglie è già incinta. Perfetto, perfetto. Olimpia si può sposare. Fermi tutti! Re Berengario di Germania. Ullala! Possiamo creare un'alleanza con la principessa Olimpia e il regno di Germania che si è appena creato. E Berengario che ha 18 anni. È perfetto. Matrilineare non me lo daranno mai neanche per scherzo. Però intanto, facendo così, l'impero bizantino e l'impero tedesco si avvicinano. Questa è una figata. Molto, molto bene. Molto bene. Porta a casa i soldi dei prigionieri. Perfetto, ne ho ancora due, uno e due, va bene. Andiamo sul Wealth Focus, vediamo che cosa possiamo sbloccare. Golden Obligation, you can demand payment for hooks. Spettacolare, e aumenta poi il denaro dei vassalli.
Man at Arms Maintenance per Dread meno 0,50, più denaro per stress, possiamo vendere i titoli e poi Avaricious ci dà un altro più 15% nel denaro. Architetto è uno dei miei preferiti, lo sapete già, amministratore. Sì, anche questo è fantastico, però. Andiamo di architettura, per favore. Ripeto, uno dei miei preferiti. Possiamo vassallizzare una duchessa. Perfetto, low feudal obligation, chiaramente. Ah, è questo pezzettino che c'era al lato della Bulgaria. Vediamo se funziona. Eccellente. E possiamo fondare un holy order e chiamare la corte. Allora, tutto questo lo faremo, ma non lo facciamo adesso. Possiamo migliorare le regimental barrack che migliorano ancora di più le leve, il mantenimento di Man-at-Arms e compagnia. Investiamo un sacco di soldi. Vediamo se possiamo fare qualcos'altro. A Mazara. Abbiamo fondato Mazara, ragazzi, la nostra nuova città. Trade Port. E io ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio.